Sono venuto a fare un po' di lavanderia perché abbiamo degli asciugamani in casa, ma non siamo completamente sicuri che siano puliti. Sembrano puliti, ma non siamo completamente sicuri. Quindi, perché non utilizzare le fantastiche lavanderie condominiali americane? Con il tappo tipo tavernello. C'è questo pratico lavandino per risciacquare. Molto organizzato. Sta iniziando. Buongiorno. Oggi siamo arrivati qui da Bondi Harvest per fare un'ottima colazione super naturale, organic, super healthy. Io ho preso questa Bondi Breakfast che ha tosta all'avocado sostanzialmente, uova come le vuoi tu, io le ho prese in camicia, funghi e bacon ovviamente. Non eravamo abbastanza sazi e soddisfatti e quindi abbiamo ordinato questo. Tipo buonissimo. Ok, la spiaggia è un po' lontana, circa 20 minuti da qua. Siamo arrivati fino a qui con gli Scooter Bird e adesso prendiamo la metro. Comunque $3.75 per un one way trip è un po' tanto, però ci sono tipo $2 di card riutilizzabile. Figo, qua si può attraversare anche in diagonale. Ci sarebbe un bel time lapse. Via! Praticamente mentre stavo facendo un timelapse c'erano dietro di noi due ragazzi, tutti e due con una macchinetta fotografica, e uno stava insegnando all'altro un po' le basi della fotografia. È figo perché comunque erano qua in mezzo, uno insegnava all'altro queste cose e nessuno gli rompeva le palle. Molto figo. Early in the first trimester, this is pretty special. And here we are at week 104. Esistono veramente i matrimoni sulla spiaggia degli americani. Beh, direi che il giro a Santa Monica Pier può dirsi concluso, quindi
torniamo a Venice, che è un po' meno incasinato. Ok, siamo venuti a Westfield per mangiare un bel hamburger di Shake Shack, il nostro preferito, e siamo venuti qua con Uber e l'autista era del Guatemala e ci ha raccontato che qui da circa 25 anni paga un affitto piuttosto onesto, diciamo sui 1500-1700 al mese. Dollari, solo perché qui da 25 anni, e adesso lo stesso affitto costerebbe sui $3,000 al mese. E la casa che ha comprato il fratello, che ha pagato $160,000, adesso a rivenderla riuscirebbe a vendere tranquillamente a $1,300,000 o forse di più. Incredibile. Comunque adesso ci mangiamo un mega hamburgerone dei nostri preferiti da Shake Shack, non vedo l'ora. Proprio l'odore di hamburger, quello buono. Eccolo qua, ditemi se non è bellissimo. Fetta di carne, fungo con dentro. Ho sbagliato, volevo mettere troppo. Fungo. Grazie. Fungo con dentro formaggio, la parte sopra. Mangio perché è strabuono. Piccolo aggiornamento, stavamo rientrando a casa ma il forte vento di oggi ha causato questo.